Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta, faremo una vellutata di zucca. È la ricetta di una mia amica, si chiama Daniela e ha la nonna ciociara con un libricino pieno di ricette ciociare che devono essere incredibili. Piano piano gliele voglio carpire tutte. Per preparare questa vellutata, che è semplicissima da fare, serviranno due patate. Considerate che stasera sto cucinando per due persone, quindi due piccole patate, sarà sufficiente mezza cipolla dorata tagliata a pezzi, poi prendete una carota media, la pelate e la tagliate a rondelle. A questo punto manca solo un pezzetto di sedano che naturalmente aggiungiamo. Tagliate tutte le verdure, andiamo velocemente nel nostro lavandino a lavarle. Ora andiamo sul fuoco, un giro d'olio in una pentola capace, ci mettiamo le verdure che abbiamo tagliato e lavato a stufare lentamente. Nel frattempo torniamo sul nostro piano di lavoro e tagliamo 4-5 foglie di bietola, perché questo è l'ingrediente segreto della nonna di Daniela. Lei aggiungeva sempre della bietola quando preparava le ricette con la zucca. E finalmente siamo arrivati alla zucca, l'ingrediente principale della ricetta di questa sera. Io non acquisto mai una zucca intera perché noi in casa siamo solo in due. Si trovano tranquillamente nei banco frigo delle confezioni con delle fettine di zucca già semi pulite. Io ne userò questa sera 800 grammi, elimino la buccia perché da una parte, come avete visto, c'era ancora la buccia attaccata e poi la taglio tranquillamente a pezzetti. Ma ora torniamo alla pentola che abbiamo lasciato sul fuoco. Vedrete che le verdure già si sono leggermente appassite. Le potete bagnare un po' con dell'acqua, le saliamo con del sale fino. Aggiungiamo la bietola che sto usando io questa sera è davvero tenerissima, come sente il calore della pentola appassisce subito e poi ci mettiamo la zucca che abbiamo tagliato a pezzi. Una volta aggiunta la zucca, praticamente la ricetta è fatta, perché dobbiamo semplicemente aggiungere dell'acqua, io uso quella minerale in bottiglia, fino a coprire appunto tutta la zucca che abbiamo messo. Copriamo con un coperchio, mettiamo una fiamma media e facciamo cuocere per 30-35 minuti, fin quando tutte le verdure saranno morbide. Dal profumo che arriva è sicuramente pronta. Prendiamo un frullatore ad immersione e la facciamo diventare una vellutata, davvero una crema. È una ricetta molto semplice, ma davvero che ti dà quella sensazione di calore, di essere tornati a casa e di mangiare qualcosa di buono e leggero. Un giro d'olio, un po' di parmigiano grattugiato e una cena molto leggera è pronta. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci!